Il governo approva il nuovo decreto che introduce un doppio regime tra chi è vaccinato o guarito e chi ha scelto invece di non immunizzarsi e chiude ai Novax la possibilità di accedere alle attività ricreative. La novità più importante riguarda il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale, perché sarà obbligatorio avere almeno il tampone con esito negativo. Il Green Pass, quindi il certificato di vaccinazione, guarigione o tampone negativo, andrà mostrato anche per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale. Autobus, tram e metro. Non sono poche le preoccupazioni a riguardo, in primis da parte del sindacato CISL Lombardia. Ecco, voi come vedete questa cosa? Diciamo, la vediamo da due punti di vista differenti. Ovviamente da un punto di vista positivo per quanto riguarda, come dire, la sicurezza epidemiologica, nel senso che da sempre il sindacato è a favore addirittura dell'obbligo vaccinale. Lato numero due, poi nella concretezza delle cose, dovendoci essere obbligatoriamente qualcuno che poi il Green Pass lo controlla sui mezzi, e c'è un pizzico di preoccupazione ovviamente. Dov'è il pizzico di preoccupazione? Non è ancora, come dire, chiara la procedura attraverso la quale un controllo di questo tipo dovrebbe accadere, e abbiamo ovviamente in primis paura per la sicurezza dei lavoratori, perché già si sono registrati, ahimè, diversi casi di violenza, di facinorosi verso colleghi che chiedevano che cosa? Non ovviamente il Green Pass, ma il possesso della mascherina sui treni. E quindi abbiamo un po' di timor panico, mettiamola così, che la richiesta di un eventuale controllo del Green Pass, qualora cadesse sulle spalle dei lavoratori, potrebbe acuire questa situazione di pericolo che c'è ed è reale. Fare un controllo sulle ore di punta è direi concretamente impossibile. Cioè, a meno che non ci si organizzi in una maniera diversa, sicuramente fare un controllo a bordo del mezzo diventa un'operazione molto complicata. Ed è per questo, no? Come dire, che all'annuncio del controllo sul mezzo pubblico deve necessariamente susseguirsi un protocollo attraverso cui il controllo deve essere concretamente fatto.